Questo. Presente pure visivamente, è pieghettato così il vestito. Aveva una moda. Ecco, poi non capisci questo coso. Ma questo che cosa sarebbe? Non c'era la molla, c'era un abito tipico di Roma. Questo è l'abito, è la riproduzione dell'abito tipico rocca romanese. Con cui le donne uscivano la domenica nella festa del patrono, principalmente sfidando. L'abito buono. Era stretto qui. È più largo sotto, ma non largo come i vestiti soliti. Largo che il passo. Largo che il passo. E poi ci si metteva, se non era festa, il grembiule davanti. Cioè si usava quel povero vestito tutto l'anno. Ovviamente. Di giorno e di notte. E poi siamo ritornati più o meno. E i colori erano questi. I colori sono questi. E si rifanno all'abito, al manto del santo patrono. Questa invece, questa bandiera... Dicevi questa bandiera? No, che sono stanco. Questa è la bandiera proprio di Rocca Romana, del comune di Rocca Romana. I due colori sono il rosso e l'argento. Perché il rosso e l'argento? Il rosso e l'argento perché l'argento richiama lo scudo di San Michele Arcangelo, che era il primo patrono di Rocca Romana. Il rosso doveva richiamare il valore, perché la stirpe di Rocca Romana in tutti i libri è stata sempre ricordata come una stirpe particolarmente valorosa. In tutti i libri infatti si sottolinea come dovesse continuare ad essere valorosa. Infatti non so se avete notato, all'ingresso della mostra c'era un cartoncino su cui erano incise delle parole. Quelle parole era un richiamo fatto da Ricciardi, l'ultimo storico, vero proprio storico di Rocca Romana, che invitava e esortava la gente di Rocca Romana, nonostante non passassero gli anni, eccetera, eccetera, a rimanere valorosi, a ricordarsi che nonostante Rocca Romana sia un piccolo paese, che nonostante può tendere a scomparire, loro dovevano camminare a testa alta perché erano cittadini di Rocca Romana, della gloriosa stirpe di Rocca Romana, lui dice, nonostante, ecco, quel paese è quello che...